redijo.it e la storia continua. I Celti e la natura. I Celti e la natura, riflessioni a margine su quell'immaginario animale e vegetale presso i Galli. Per i Galli, come per tutti i popoli indoeuropei, il rapporto con la foresta, con gli animali e più in generale con la natura aveva un'importanza straordinaria. Oggi, parlando di indipendenza dei popoli alpino-padani e ponendo l'origine celtica della nostra gente come elemento fondante di un recupero culturale della nostra specificità, non possiamo fare a meno di rivedere il nostro rapporto con l'ambiente che abitiamo. La Padania fu amata dai Celti perché in essa trovarono tutto quello che l'immaginario indoeuropeo aveva loro trasmesso: le foreste impenetrabili, la ricchezza di fonti e di laghi, le alte montagne innevate, spesso viste come sedi degli dei. E questo rapporto privilegiato con le forze della natura si vede anche nei luoghi di culto del mondo celtico, che quasi ovunque sono rappresentati da boschi o da alture. Non a caso, infatti, i templi celtici erano siti in foreste o in cima incontaminata di monti sacri, laddove le forze spirituali primigenie avevano eletto il luogo della manifestazione privilegiata. E la montagna, ad esempio, è ancora oggi, per chi vive profondamente la sua appartenenza territoriale, è un luogo di primario valore simbolico, così come lo era per i Celti, i quali dovevano avere una sorta di culto dai monti, come attestato da alcune iscrizioni trovate nella Gallia Transpadana. L'improvvisa comparsa dei grandi massicci alpini non può non aver lasciato in questo popolo una profonda sensazione di potenza. Se i Leponsi e i Salassi hanno scelto di restare sulle montagne, da cui la definizione di Galli delle montagne, è perché in esse avevano trovato un significato superiore a qualsiasi altra questione contingente. Ma non solo le alte cime alpine furono venerate dai Celti. Ovunque, infatti, la terra emergesse, anche solo creando una collina, lo spirito celtico sapeva che lì la potenza della terra doveva essere più grande. Lo stesso discorso vale per il masso che si erge sulla terra. E tale culto resistette per secoli e secoli, se è vero, come ci viene riportato dalla storia, che alcune decisioni capitolari, vedi Arlé del 452 e di Nantes del 658, dovettero insistentemente mettere in guardia contro il grave peccato di offrire sacrifici alle piante o alberi. E infatti, per l'immaginario celtico, ancora più significativo dovette essere il culto degli alberi. Nella trasformazione stagionale dell'albero, l'uomo celtico vedeva rinnovarsi il mito dell'eterno ritorno, così come negli alberi, che invece restano sempre verdi, la possibilità magica e incomprensibile della natura di resistere al freddo e all'inverno. E tale dovette essere il culto degli alberi, che diverse tribù celtiche prendevano il loro nome appunto da questi, e persino gli Eburones, dal gallico Ibor, tasso, e ai Lemovices, dal gallico Lem, olmo. Anche il culto degli alberi dovette resistere nei secoli se, come ci riportano anche in questo caso i documenti storici, durante l'interrogatorio Giovanna d'Arco, prostrata dalle torture, confessa di aver posato bambina delle ghirlande di fiori sul ramo dell'albero delle fate
e di aver anche ballato intorno a delle fonti e dei fiumi, spesso legati a divinità femminili, le Matronae. E lo stesso Viridomaro, il re degli Insubri, caduto difendendo il suo regno dagli invasori romani, affermava di provenire dal dio Reno. Ma, oltre alla venerazione per gli oggetti naturali, i Celti tenevano in enorme considerazione le apparizioni e i significati simbolici di taluni animali. Del cinghiale abbiamo già accennato relativamente alla fondazione di Milano da parte di Belloveso, e possiamo solo ricordare che le insegne da guerra celtiche portavano spesso il cinghiale, così come nelle tombe di Hallstatt in Baviera, e furono ritrovati scheletri di cinghiali che devono aver avuto una funzione di dono funebre. Il cinghiale, infine, lo si ritrova spessissimo nella monetazione celtica. E un altro animale importantissimo nel mondo celtico è il cervo, rappresentazione vivente del dio gallico Cernunnos. Il cervo viene ricordato nella tradizione celtico-medievale relativa al ciclo del Graal e investe direttamente l'iniziazione cavalleresca di Re Artù, il quale deve catturare il cervo bianco per superare il livello di quelli che nel linguaggio tradizionale vengono definiti i piccoli misteri. La geografia alpina è testimone di questo connubio tra la regalità sacra e il cervo. Sant'Uberto, infatti, si imbatte in un cervo bianco e mentre cerca di colpirlo, tra le corna del cervo appare una croce luminosa, il segno di Dio. Il dio Cernunnos è rappresentato anche nel famosissimo calderone di Gundestrup, vera e propria mappa iniziatica del pensiero religioso celtico, di cui il dio cornuto pare essere il punto centrale. Nei carnevali tradizionali che ancora si possono vedere, e che sicuramente coloro che sono nati nei primi decenni del secolo possono ancora ricordare, si pensi a quello di Schignano sopra Como, presso le maschere che rappresentano la testa del cervo, esattamente come nel mito della caccia selvaggia, che un po' dovunque sulla catena alpina è presente. Le corna del cervo erano dunque segno di forza, ma anche di caos, forse di furor guerriero, il fatto che i Celti spesso ornavano i loro elmi con delle corna, dove deve riportare a questo tipo di simbolismo. E infine, ma anche in questo caso l'elenco potrebbe continuare, parliamo del cavallo. Intanto, una città importante del nostro Piemonte ha già nel suo nome originario un forte richiamo a quell'animale straordinario. Ivrea, infatti, era l'antica Eporedia, la città dei cavalli, per un probabile culto alla dea gallica Epona, la signora dei cavalli. In Padania sono numerosissimi i monumenti iconografici in cui la dea appare dinanzi a uno o più cavalli, così come numerose sono le raffigurazioni del cavallo sulle monete galliche locali. E l'importanza del cavallo è legata al fatto che furono proprio gli indoeuropei ad addomesticare per primi questo animale e a utilizzarlo anche per la guerra, dando così inizio a quella che sarebbe divenuta, nel Medioevo europeo, la cavalleria. Su una moneta di Brienos, nel territorio degli Arverni transpadani, il cavallo è incorniciato in un piccolo tempio e quindi chiaramente caratterizzato come oggetto di culto. È interessante notare che ci è giunto, tramite il calendario di Guidizzolo, il giorno della festa di Epona, la dea dei cavalli, che cade proprio il 24 dicembre.
è il quindicesimo calendas januarius. Redigio.it e la storia continua.